Contro avversari di altissima classifica, ci sono appunto i padroni di questo girone fino al momento, poi ci sarà il Padova, una sfida alla volta, siamo tornati lì dove bisogna lottare. Ma sicuramente il Venezia, lo dice la classifica, è la squadra più importante al momento, una squadra fatta di giocatori che non hanno nulla a che vedere con questa categoria, che sono d'altronde il Parma, il Venezia, lo stesso Padova, anche la Reggiana, hanno organici nettamente superiori a livello di questa categoria. Noi non possiamo fare calcoli, noi non possiamo fare nulla, noi a prescindere con chi giochiamo in questo momento mancano 10 partite alla fine del campionato, quindi non c'è una fase di miglioramento tattico, una fase di miglioramento delle prestazioni, della qualità, c'è soltanto un impegno di cercare di fare sempre punti, ovunque, contro chiunque, a prescindere dalla valenza dell'avversario. Noi non possiamo assolutissimamente delapidare tutto quello che abbiamo fatto in 3 mesi di grandi sacrifici, quindi dobbiamo fare tesoro di qualche errore che abbiamo commesso, andare a giocarci la partita della vita ovunque e contro chiunque, a prescindere del valore dell'avversario. Parte mentale, la parte anche fisica, diciamo, avvicinandoci un po' al caldo, alla primavera saranno decisive, forse appunto più della parte tattica. Sì, sicuramente, va bene, questo è un fatto inconfutabile, voglio dire, nel momento in cui variano le temperature è normale che c'è una fase nell'essere umano e quindi nel contempo stiamo parlando di atleti, di una fase non di brillantezza, ma questo non è soltanto un problema del Modena, ma è un problema di qualsiasi squadra. Noi, ripeto, sarà determinante come affronteremo ogni allenamento. Non ogni partita. Ogni partita ci consente di rimanere in categoria o di sprofondare nell'inferno più notevole. E quindi questo ne siamo a conoscenza e sappiamo che ogni partita dobbiamo lottare su ogni pallone, non su ogni metro, su ogni palo. Mi sta caricato ulteriormente a questo punto di vista la squadra, visto magari, non dico un calo, però insomma magari inconsciamente un piccolo adattamento, visto che comunque dopo la partita di Bassano c'erano 4 punti sopra la zona play-out. Ma io onestamente con Lumezzane a me la partita non mi è piaciuta, però anche con Lumezzane abbiamo creato 6-7 palle gol e abbiamo subito 2 tiri in porta, uno su di un fallo laterale respinto, no? La parata di Manfredini, e un altro su una palla gettata da 40 metri dove sicuramente è stato bravo Leonetti, ma noi potevamo fare meglio, però anche non brillando come il nostro solito, perché probabilmente abbiamo abituato troppo bene, siamo una squadra che ringhia su ogni palla, invece domenica non lo siamo stati, però io ho contato 5-6 palle gol limpide, forse dir poco, un salvataggio sulla linea. Avessimo fatto risultato sicuramente avremmo interpretato anche in maniera diversa su tutte le disquisizioni tattiche, tecniche ed interpretazioni alla gara. Sicuramente io sono convinto che qualcosa non è andato, soprattutto nella mente nostra, e quindi dobbiamo mutare con estrema immediatezza perché prevenire è meglio di curare. Mister, le chiedo che settimana è stata.